davanti all'ingresso del monumentale complesso del convento di Sant'Antonio, ex convento di Sant'Antonio, già carcere militare, oggi sede una delle due grandi prestigiose sedi della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo. È una struttura meravigliosa, sorge su quello che era un tempo il convento di Sant'Antonio, a sua volta sorgente su che cosa? Su un'area di grande importanza storica in età classica. Probabilmente intorno a quest'area deve essersi stato il famoso ginnasio, e l'area dove noi avremmo visto nel IV secolo avanti Cristo passeggiare probabilmente Platone, Archita e Pitagora. Questo complesso oggi ospita diversi uffici della soprintendenza e soprattutto ospita una parte che è adibita a mostre. C'è ancora tutta una parte dell'edificio che andrà attrezzato per sistemarvi reperti diversamente non ospitabili nella struttura museale che conosciamo, ma soprattutto ospita uffici che possono essere sfruttati come mostre. E attualmente sono ancora visibili quelli che sono stati i reperti recuperati nel corso di una operazione subacquea, reperti appartenenti ad una antichissima nave corinzia dell'VIII secolo. In più, una parte dell'area, di quest'area qui, verrà destinata a foresteria e ad alloggi per studiosi, per ricercatori, anche per ospitare corsi post laurea. Ora, tutto questo che fine farà nel momento in cui ci verrà, come ormai scritto nell'ultimo decreto ministeriale dell'ex ministro San Giuliano, tutti gli uffici direzionali verranno spostati su Napoli? Entriamo dentro, così. Ecco, questa è la parte, questa è l'ala del convento, della struttura che verrà utilizzata come foresteria. Si stanno ultimando i lavori. Guardate, è un complesso straordinario, meraviglioso, poche città. Ora, a me viene da ridere quando penso al fatto che una parte delle competenze, soprattutto quelle in materia di archeologia, belle arti e paesaggio, verrà trasferita come elemento direzionale a Lecce. A Lecce, la sede della soprintendenza, altro non è che un piccolo buco dove c'è qualche ufficio in un vecchio palazzo. Noi abbiamo un patrimonio inestimabile dove è raccolta tutta la storia, non solo della città, ma tutta la storia della Magna Grecia, perché Taranto è stata la più grande, la più importante città di Magna Grecia.
complesso. E poi questo è il quartiere dove ci sono gli stati. No, no, la ripresa la devi fare al chiostro. Oh. Di là, di là, di là. Ci troviamo all'ingresso del mitico chiostro di San Domenico. Nel chiostro di San Domenico sono ubicati gli uffici direzionali della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo. È un luogo storico, è il luogo simbolo della cultura identitaria della nostra città. È un luogo che l'ultimo decreto dell'ex ministro San Giuliano ci vuole letteralmente scippare. Ora, è possibile sradicare dalla identità storica di una comunità che ha fatto la storia della civiltà occidentale uno dei suoi luoghi simboli? In nessun'altra parte del mondo accadrebbe una cosa del genere, ma qui accade ed è già accaduto ai tempi della Controriforma Franceschini di tutto e di più. Pensate che qui era ubicata ed è stata ubicata per tantissimi decenni la Soprintendenza Archeologica di Puglia, che a quel tempo aveva competenze anche sulla Basilicata e sull'Alta Calabria, pensate un po'. È un luogo dove sono conservate le memorie della storia di Magna Grecia, oltre 25.000 volumi di inestimabile valore, ma soprattutto un patrimonio storico e fotografico che risale sino agli inizi del Novecento, quando qui sono stati depositati e conservati tutte le testimonianze dei primissimi scavi archeologici che vennero realizzati a Taranto fin dai tempi del famosissimo Luigi Viola. È una struttura meravigliosa e, come detto prima, nessuna altra sovrintendenza può permettersi il lusso di avere un patrimonio di questo tipo dove appunto ubicare i propri uffici. Per cui noi ci batteremo fino in fondo perché questo scippo non avviene. E in questo momento noi siamo proprio insieme agli amici sindacalisti della CGIL che questa mattina sono convocati proprio per discutere le iniziative più idonee per poter consentire che questo scippo non avvenga. Allora. Grazie.
bisogno che mi sposto? Dentro.